Nel 40° anniversario dalla posa della prima pietra della chiesa parrocchiale di Sant'Antonio in località Moio ad Agropoli, alla vigilia della tredicina in onore del santo di Padova, sono arrivate le reliquie ex massa corporis del dottore evangelico, estratte nell'ultima ricognizione della tomba del santo, avvenuta nel 2010. Ieri 29 maggio il parroco Don Carlo Pisani, l'amministrazione comunale retta dal sindaco Adamo Coppola e tantissimi fedeli hanno accolto le reliquie accompagnate dai frati francescani conventuali di Padova. Accogliamo le reliquie di due grandi santi a cui il nostro popolo è particolarmente devoto. Il santo di Padova, a cui è dedicata questa parrocchia, e colui che Sant'Antonio ha voluto seguire, Francesco d'Assisi. Per questo motivo abbiamo anche condotto qui nella chiesa di Sant'Antonio la statua di San Francesco dalla sua chiesa, da quella chiesa che è la più antica memoria della presenza francescana in mezzo a noi, di quel convento che subito dopo la morte di San Francesco è stato fondato ad Agropoli per custodire la memoria del suo passaggio in mezzo a noi. Che cosa c'ha Sant'Antonio? Non vi dico, ma solo forse un particolare. Quando fummo in Turchia, poi in Albania, poi in Bosnia-Erzegovina, poi in Croazia, trovammo migliaia di devoti di Sant'Antonio musulmani. Ecco, quando chiedemmo ai musulmani, ma perché voi, fratelli musulmani, pregate un santo che è cristiano? La risposta è stata immediata, perché Sant'Antonio fa i miracoli anche a noi musulmani. Le due reliquie di Sant'Antonio, una più appariscente e l'altra quella che si trova alla sinistra del santo, in quella lanterna cosiddetta, un reliquiario, ecco, sono due reliquie estratte 38 anni fa dalla tomba del santo, quando dopo più di 7 secoli aprimmo quella tomba benedetta. Nel 1263, come sapete, fu rinvenuta incorrotta la lingua del santo, prezioso reliquiario che non esce mai, è preziosa reliquia. Nel 1981 i medici, analizzando i resti mortali, trovarono incorrotte anche le cartilagini dell'apparato fonico vocale del santo. Erano ancora intere, anche qui con sorpresa dei medici stessi. Non si erano decomposte. Dio aveva premiato Sant'Antonio lasciandogli incorrotto appunto tutto l'intero l'organo della parola. Sapete per quale motivo? È stato più grande predicatore del Medioevo. I resti sacri sosterranno nella chiesa a lui dedicata e visiteranno i luoghi significativi della Contrada Moio. Oltre alle reliquie di Sant'Antonio è presente anche una reliquia di San Francesco. Ricco il programma di oggi, in particolare la cerimonia religiosa celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, vescovo della diocesi di Vallo della Lucania. Le reliquie ripartiranno domani mattina, 31 maggio, dopo la messa delle ore 7.